Ciao grandi, bentornati sul mio canale. Vi rubo pochissimo tempo, proprio una cosa al volo, ma ci tenevo a parlarvi di un accessorio che io utilizzo moltissimo in palestra. Ne abbiamo visto l'utilizzo in qualche video precedente, ma oggi ve ne parlerò nello specifico perché secondo me è veramente utile. Dopo la sigla vedremo, perché io ho anche una sigla, vedremo di cosa si tratta. Ok, come vedete oggi parliamo di loop band. Cos'è una loop band? Praticamente non è nient'altro che un elastico di varie dimensioni. Ora qui ho l'azzurra, la gialla, l'arancione. Appesa alla sbarra abbiamo una rosa, perché adesso vi faccio vedere un esercizio molto utile. Ma ce ne sono anche di vario tipo. Ora io per esempio compro sempre queste qui della Fit Point che mi ha fatto scoprire un mio collega e sono veramente molto utili per vari tipi di allenamenti e anche per, come vedete nell'immagine, anche per lo stretching. Adesso vi faccio vedere qualche esercizio in cui si possono utilizzare e fanno veramente comodo. Anche in assenza di attrezzi e macchinari da palestra. Andiamo a vedere il primo esercizio. Quindi oggi vi faccio vedere come svolgere delle trazioni con una loop band. Allora, molto semplicemente infiliamo un piede all'interno della loop e ci attacchiamo alla sbarra. Una volta attaccati, inseriamo anche l'altro piede e rigidiamo il corpo, chiudiamo l'addome e andiamo su. Come vedete, il movimento è molto più facilitato e riuscirete a fare un maggior numero di trazioni, ovviamente. Ovviamente quando voi arrivate al vostro obiettivo di trazioni, scalate la loop band. Ora ho utilizzato una rosa. Magari fra un mese utilizzerò l'arancione, fra un altro mese utilizzerò la gialla. Questo era soltanto un tipo di esercizio che è possibile fare con queste loop band. Ora ne vedremo un altro. Oggi mi voglio focalizzare un po' sul dorso, quindi una sbarra. Ho appeso la mia loop band e avrò bisogno di un bastone, un manico di scopa, un bastone, un bilanciere, quello che trovate, insomma. Cosa facciamo adesso? Cercheremo di riprodurre il movimento della lat machine. Ora vi faccio vedere come. Allora, come vedete è molto semplice. Basterà inserire il bastone nella loop, prendere la giusta misura, andare giù. Ecco, ci sediamo e da qui trazioniamo. Con questo esercizio praticamente riproduciamo quasi perfettamente il movimento della lat machine. Quindi non serve un macchinario costoso, serve soltanto una sbarra, la loop e un bastone. Stessa cosa se inseriamo la loop band su una spalliera, infiliamo sempre il nostro bastone, ora vedremo una specie di pull e basso. Quindi sempre lavorando sul dorso. Posizioniamo e da qui tiriamo allo stomaco. Se è troppo vicino ci allontaniamo, da qui tiriamo allo stomaco, torniamo indietro. Very easy. Come avete visto, ci possiamo fare veramente tantissimi esercizi che altrimenti dovremmo andare a fare in palestra con dei macchinari. Invece qui bastano delle semplici loop band, un bastone, magari non avete la spalliera, l'attaccate a una porta, l'attaccate, non lo so, a un tavolo,
dove riuscite ad attaccarlo e fate gli esercizi molto semplici. Ora vi ho fatto vedere solo 2-3 esercizi di tirata, ma ce ne sono veramente tantissimi. Possiamo fare dello stretching, possiamo fare degli esercizi di spinta, possiamo fare della mobilità articolare, insomma tutti esercizi molto utili, magari per rinforzare quei muscoli specifici che poi noi andiamo a utilizzare quando guidiamo una moto, che sia enduro, che sia una moto da cross, che sia una moto da velocità. Io li ritengo degli esercizi molto molto utili. E nulla, se il video vi è piaciuto commentate, se avete delle domande scrivetemi, non c'è problema, farò altri video sicuramente sulle loop band se me li chiedete. Vedremo sicuramente l'utilizzo all'interno di qualche circuito. E nulla, iscrivetevi al canale se l'argomento vi interessa. Non parlerò sempre e solo di allenamento, ma come avete visto ai video di quest'estate parleremo di moto e quest'anno approfondiremo molto molto l'argomento. Lasciate un like se l'argomento vi piace, iscrivetevi al canale, già ve l'ho detto. Nei prossimi video vedremo dei bei circuiti molto molto intensi, quindi rimanete connessi e alla prossima.